Ciao a tutti e benvenuti, bentornati in questo sesto episodio di Super Hot. Lo scorso episodio c'è stato un prologo sugli ultimi 5 episodi, quindi se ve lo siete persi andate qua giù in descrizione e lo troverete o qua su nelle schede. Ora, bando alle ciance, iniziamo. Giornata pesante. Allora, negli ultimi episodi abbiamo acquisito una nuova abilità, ovvero il poter scambiare corpo con i nemici. Cosa molto utile, tipo adesso ci ha evitato la morte. Ciao. Oh, posso riprendere il mio fucile? Bene, 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 bene. Io preferisco il mitra adesso. Ora, sono molto lungi dal muovermi velocemente. Quasi sembrerebbe che stia camperando, ma è ciò che cerco di non fare, quindi perdonatemi se in certi frangenti sembra che possa starlo facendo. Ora, mi sono dimenticato che l'arma che prendiamo dal nemico con cui abbiamo scambiato corpo viene distrutta. Non ti avevo ucciso te? Comunque bene, l'abbiamo vinta la prima. Sul serio, non ho fatto tagli. Non ho perso il colpo e... Cosa? È un cervello? Sei il nostro strumento ora. Ti useremo per sconfiggere il nemico dall'interno. Che cosa? Ti servono altri dettagli? Certo che ci servono altri dettagli! Al lavoro. Ok. Ultima chiamata. Comunque, una chiamata. Come sempre, non c'è campo. Ma queste sono delle cabine telefoniche, perché non funziona? Vabbè, non mi faccio di sti problemi. Ora, tu, dammi la pistola, subito. Grazie, tizio. Ti lascerei per ultimo, ma sai com'è? Voglio anche la tua di pistolina. E anche la tua. Qualcuno dietro? Nessuno, perfetto. Ora. Ma buon salve! Mi volete uccidere? Ma sto cavolo! Ora. Dove? Oh, Cribio. Sono morto? Quasi. Scambio. Super Hot. Su serio, non ne stiamo perdendo nemmeno una e siamo solo a 2 minuti di video. Ripeti con me. La mente è software. La mente è software. Che cosa? Abbiamo appena confermato quello che ci stanno dicendo. No, non può essere. Non può essere possibile, stiamo venendo controllati ogni giorno che passa. Vai, fuori. Allora, stavolta prendiamo l'ar... Adesso lentamente prendiamo l'armina, cadiamo di sotto e moriamo. Sapete che c'è? Mi sa che le ultime due partite è stata soltanto fortuna che l'abbiamo vinta alla prima e che non sia stato tanto merito nostro. Ora, tu perché sei stato sortito è un dubbio, ma non me ne faccio un cruccio e anzi lo uso. Sai com'è? Ora, abbiamo un mitra, il che è molto meglio di un fucile a pompa perché questo è più da precisione. Così che possiamo eliminare i nemici senza troppi problemi. E Super Hot! Ripeti con me. Il corpo è sacrificabile. Il corpo è sacrificabile. Borderline. Ci stanno facendo il lavaggio del cervello, mi sembra sempre più chiaro. Però per il momento noi spacchiamo i cervelli. Non preoccupiamoci di ciò, dovrei dire.
Ci stanno controllando, quindi ci sarebbe tanto da preoccuparsi. Io cava Super 8, soprattutto perché quando ci sfiora un proiettile moriamo. Poi noi, se sforiamo loro, il colpo viene preso a segno. E ti abbiamo one-shottato? Wow! Perché mi volete far fare la figura dell'ipocrita? Dio buono. Ma... Ora, tu sei qua dietro, quindi inserirei quello di far fuori te. Poi, di sicuro non ho più colpi, infatti. Quindi, farei avvicinare quella... Come mi hanno preso? Allora, ci poteva stare. Ci poteva stare... come abbiamo fatto prima, però cambierei qualche pezzo, tipo una cosa del genere. Poi una cosa così. Poi cambierei corpo. Lui si gira. Cerchiamo di farlo avvicinare un attimino. Tanto ci si è poi ricaricata l'abilità, quindi non ci serve neanche bisogno. Spara. Bravo. Adesso picchiamo lui, prendiamo il fucile e moriamo. Tu serio? Da dove? E qui mi, esce la voce da Papyrus. Dio. Ok, ho cambiato un attimo tattica, perché seppur sembra quella di prima sembrava ottima e sbagliavamo soltanto all'inizio, tentando e tentando sembrava che alla fine non fosse così tanto una grande idea procedere in quel modo. E quindi proviamo... questa maniera qua potrebbe sembrare un po' più camperona come idea, stavo dicendo. Però sembra l'unico modo congeniale che mi viene in mente. Seppur abbiamo ancora un nemico là e non l'abbiamo ancora sparato. Quindi un attimo, cambio di corpo. Super. E super hot! Super. Sul serio, le partite di prima sono venute tutte alla prima. Quasi. Eppure. Ripeti con me. Il sistema mi renderà libero. Il sistema mi renderà libero. Un altro passo. Questo sembra l'ultimo livello per quello che ci stanno dicendo le nostre voci. Dovrei paragonarle a voci? Però vedo già un qualcosa che non mi piace. Dei triangoli. E non tanto per caso c'è il triangolo, no. Ma più che altro perché, non so se l'avete notato, però quando noi siamo stati... ci siamo autolesionati quando ci hanno obbligato di picchiarci, insomma, ci è comparso un triangolo. E poi, ancora prima, verso il primo episodio, ci hanno detto che quelli con cui stavamo collaborando fossero il monolita. Ma cosa siamo, sulle letture di Lovecraft in cui ci sono dei monoliti giganti o... Beh, questo potremmo scoprirlo soltanto avanti. O forse nella lore nascosta che ci hanno letto velocementissimo. Comunque, ora vediamo. Abbiamo raggiunto il nucleo. Il nucleo? Quale nucleo? Quest'ultimo episodio è stato parecchio pesante. E non solo a livello di gameplay, dove ho tagliato molte scene, ma anche di storia. Oramai ci hanno fatto il lavaggio del cervello e facciamo parte di un piano più grosso di noi. Oramai è diventato palese che il prossimo episodio sarà l'ultimo episodio di Super Hot. Una fantastica serie con cui ho iniziato il canale oramai più di 2 anni fa. Quindi ora non posso far altro che darvi un saluto e rimandarvi all'ultimo episodio di Super Hot. Alla prossima!